un messaggio di ottimismo ve lo voglio dare, non vinceranno, non lo hanno mai fatto. Smettiamola di stare sempre a piangerci addosso, sono troppo forti, gli italiani sono troppo stupidi, non capiranno. Avete ragione su tutto, ma non vincono, perché avrebbero vinto negli anni 90, quando avevano l'operazione Gladio in Italia, avevano in mano tutto. Chiunque si opponeva saltava in aria, in due minuti, ma saltava in aria fisicamente, non dal web. Avevano l'operazione Condor in Sud America, l'ho raccontata nel mio libro Il Dico Rivoluzionario, rovesciavano i governi dal giorno alla notte per imporre dittature, ma dittature vere, non quelle nascoste come quelle che stiamo vivendo oggi, e non hanno vinto perché non possono arrivare a manipolare più di tanto l'energia umana se noi non ci lasciamo fregare. E a Napoli si dice canisciune e fesse. E allora cominciamo a capire che siamo noi italiani, siamo tutti uguali. Cioè, vorrei quando scendo al palco che qualcuno che viene dice: ciao Francesco, sono italiano. Non sono questo, sono quella, se no litighiamo. Io vi racconto due episodi per farvi capire, perché prima ho sentito qualcuno dire: perché c'è un 80% che non capisce? Il problema non è l'80% che non capisce, il problema è che il 20% che ha capito fa parte di 20 gruppi diversi. Quello è il problema. Perché dammelo un partito col 20% e ti faccio vedere che li vado a prendere a calci in culo fino a Roma. Dammelo il 20%. L'80% che non ha capito non deve capire, non ci interessa che capisca.